con questo video ci proponiamo di disegnare una parete divisoria, una parete in legno che separi due spazi di un unico grande ambiente, che è questa sala di larghezza 6 metri e lunghezza 9,30 m circa. E qui abbiamo una zona salotto con dei divani già disposti, un mobile basso, eventualmente con TV, e su questo lato abbiamo un tavolo da pranzo con altri mobili. Qui abbiamo una porta d'ingresso e qui una finestra. Ora ci proponiamo appunto di dividere in due parti questo spazio e vogliamo realizzare una parete appunto divisoria, una parete attrezzata divisoria che potrebbe avere una lunghezza poco più della metà dell'ambiente, quindi 3,5 metri più o meno, e qui inseriremo una serie poi di scomparti, mensole, vetrine, eccetera. Ecco, come realizzare allora questo mobile divisorio in legno? E allora potremmo in prima approssimazione pensare di realizzare dei montanti a distanza di 80 cm. E di una profondità di 32 cm, quindi ogni montante, visto in astrometria, sarà una cosa più o meno del genere. Lo spessore può essere di 3 cm, si tratta di montanti realizzati in legno listellare nobilitato, e il rivestimento di questi pannelli può essere la nostra scelta, in essenza di legno, oppure possono essere dei pannelli laccati. Allora, la distanza tra pavimento e soffitto è di 3,20 m. Quindi occupiamo tutto lo spazio, tutta l'altezza che abbiamo a disposizione, e potremo approssimativamente dire che realizziamo, ecco, quindi la parete, il mobile attrezzato per questo lato è adiacente al tramezzo, e il lato superiore, tramite poi un elemento di raccordo, una cornice, sarà collegato direttamente al soffitto. E allora potremo realizzare una parte basamentale chiusa, tutta chiusa. Qui c'è uno zoccolino. I pannelli possono essere di spessore 2 cm in multistrato o legno listellato, anch'essi laccati o nobilitati con essenza di legno, a nostro piacere. E l'apertura verrà mediante semplice pressione sull'anta. Quindi non abbiamo maniglie e altre cose che possono essere anche un po' fastidiose. Bene. Dalla parte opposta, evidentemente, di questi pannelli, di queste ante, ci sarà una parte piena di chiusura. E allora possiamo realizzare, per esempio, delle mensole allineate per quanto riguarda i due spazi laterali. Per quelli centrali possiamo avere invece delle mensole più basse, di una distanza intorno ai 15 cm, è uno spazio in cui potremmo mettere per esempio dei CD musicali. Qui potremmo inserire invece ad esempio un giradischi o comunque un apparecchio per l'ascolto dei CD e altri supporti. E quindi abbiamo altre mensole che potrebbero essere questa, sempre allineandoci con l'ultimo spazio. E qui possiamo avere delle ante con cornice in legno massello e vetro, sia da questo lato che su questo lato qui.
Ecco, però qui sulla testata possiamo inserire un elemento, una sorta di libreria, che guardando in questa direzione, il mobile, ci appare una cosa del genere. Quindi una testata che è una libreria giorno che chiude lateralmente il mobile divisorio. Bene, detto questo, possiamo passare al disegno in CAD con tutte le misure necessarie per la realizzazione del mobile. Ecco, qui abbiamo il disegno completo di quote. I montanti sono realizzati in legno listellare, spessore 3 cm, che può essere nobilitato con essenze di legno a nostra scelta oppure laccati. Le mensole sono realizzate ancora con legno listellato, nobilitato ovvero laccato. Tutti gli elementi che vediamo nel disegno sono appunto fissi, quindi fissati tra loro con viti e non può essere variata la loro posizione. Abbiamo degli spazi completamente aperti, sia anteriormente che sul retro. E quindi lasciano vedere ciò che è di dietro il mobile. Poi abbiamo questa parte che verrà chiusa con un'anta in legno massello, cornice in legno massello e pannellatura in vetro, e anche questa parte qui, legno massello e vetro. La parte basamentale per intero chiusa con ante opache, piene. Le due ante centrali sono più basse rispetto alle due laterali. Questi spazi più piccoli sono predisposti per l'inserimento di CD. In questo spazio possiamo prevedere l'inserimento di un lettore CD o di un giradischi o comunque di un'apparecchiatura per la lettura dei CD o di altri supporti. E qui abbiamo uno spazio utilizzabile per inserire dischi, ma anche qui, eccetera. Quindi questo per quanto riguarda il prospetto del telaio fisso. In pianta abbiamo un disegno molto elementare. Abbiamo i 5 montanti e questo elemento di testata che abbiamo detto in una libreria al giorno. Qui abbiamo lo stesso prospetto, ma con l'inserimento in rosso delle mensole mobili, che dunque possono essere spostate, e che si trovano tutte all'interno delle aree chiuse da pannellature, sia in vetro, quest'area e quest'area, sia con pannelli pieni. Qui abbiamo la sezione verticale XX'. E qui abbiamo invece il prospetto completo con l'inserimento delle ante, sia nella parte basamentale, ante piene, spessore 2 cm, in legno listellato o anche multistrato, nobilitato o laccato, e qui le ante in vetro e cornice in legno massello. Qui il prospetto laterale, cioè la vista della testata in cui abbiamo detto abbiamo una serie di mensole a giorno che fungono da libreria. O anche da elementi portaoggetti, soprammobili, eccetera. Ecco, per comprendere meglio come verrà realizzata questa parete divisoria e l'effetto che essa avrà nell'ambiente, possiamo disegnare una prospettiva centrale. E allora immaginiamo di avere il quadro, il piano trasparente ideale sul quale proiettiamo tutte le immagini che stanno al di dietro del quadro, quindi queste immagini qua, che è proprio adiacente alla nostra parete divisoria, al mobile divisorio. Quindi questo è il quadro. Il punto di vista lo poniamo a una distanza di pochi metri dal quadro, più o meno al centro dell'ambiente. In questo caso ci siamo posti a una distanza di 3 metri e mezzo dal quadro e poi con il cerchio delle distanze ribaltiamo il punto di vista a sinistra e a destra e otteniamo i famosi punti distanza a sinistra e distanza a destra che tante volte abbiamo utilizzato nei disegni delle prospettive centrali. Quindi disegneremo questa prospettiva centrale relativa solo allo spazio che è retrostante la parete divisoria, ma disegniamo lo stesso mobile divisorio. Quindi abbiamo il punto di vista, la distanza destra e la distanza sinistra. Abbiamo cancellato tutta la parte dell'ambiente che non rientra nel disegno prospettico, a noi interessa solo questa parte qua. E quindi possiamo disegnare lo schema.
linea di terra, linea di orizzonte che poniamo a un'altezza di 1,60 m dalla linea di terra, e qui il disegno del punto di vista proiettato sul quadro che diventa punto principale e le distanze destra e sinistra. Disegneremo in pianta, riporteremo in pianta in prospettiva la posizione dei divani, possiamo disegnare la finestra un eventuale quadro. E ripeto, assumendo questo punto come punto di fuga centrale, il punto principale, e utilizzando i due punti di distanza sinistra e distanza destra, riusciamo a disegnare tutta la parete divisoria. Che per rendere meglio fruibile possiamo anche colorare con i retini. Qui abbiamo una sovrapposizione di linee, vediamo il divano sul fondo che si sovrappone al disegno della mobile divisoria e anche la finestra che si sovrappone al mobile. Andremo quindi a fare una serie di tagli. Ecco, e alla fine possiamo avere questo disegno in cui vediamo bene l'articolazione di tutta la struttura della parete divisoria, del mobile divisorio, e la posizione che essa occupa nella camera, nell'ambiente, con i divani sullo sfondo, il mobile basso, un quadro, qui intravediamo la finestra della parete di fondo. Bene, ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.